La redazione del GR5 vi invita all'ascolto di Il Medico di Turno, rubrica medica a cura di Giannina Filip. E siamo con Simona De Vitis, medico ricercatore a Torino, benvenuta. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Iniziamo questa settimana una serie di puntate con la dottoressa Simona De Vitis per approfondire meglio il tema dei tanti benefici che i funghi medicinali possono avere. Sicuramente c'è molto da dire, da raccontare, cercheremo di farlo durante le nostre 3 puntate sui funghi medicinali. Innanzitutto, cos'è la micoterapia? È una pratica terapeutica che ci deriva dalla medicina cinese, dalla medicina tradizionale cinese, che utilizza i funghi medicinali per promuovere la salute e il benessere, e questa pratica ha una storia di circa 4.000 anni, quindi è una metodica che qui in Occidente comincia adesso un po' ad essere più storia millenaria, assolutamente, ed è un trattamento, diciamo una scienza che viene utilizzata per trattare vari tipi di patologie, dalle malattie legate ai reni, fegato, polmoni, allergie, fino a dare supporto anche in patologie complicate come può essere la patologia oncologica. Come e dove vengono coltivati i funghi medicinali? I funghi medicinali oggi, appunto, mentre nel passato erano raccolti a mano da questi cinesi o comunque da tutti i popoli orientali che utilizzavano la micoterapia, sono funghi molto preziosi, molto rari, perché crescono in natura in condizioni particolari. Oggi vengono quasi tutti coltivati, anzi tutti coltivati, proprio perché è una specie rara, vengono coltivate su dei supporti particolari in ambiente protetto, perché dobbiamo sapere che i funghi in natura hanno questa azione di filtro e di distruggere e rimettere a disposizione della natura le materie prime, se così vogliamo. Ad esempio, il fungo distrugge il legno di un albero morto per rimettere in circolo quelle che sono le sostanze base dell'albero. Quindi molto. Oggi vengono coltivati in questo modo proprio perché questi funghi, avendo queste caratteristiche, sono un filtro, quindi assorbono molto quelle che sono le sostanze tossiche, i pesticidi, i metalli pesanti. Quindi oggi vengono coltivati proprio in ambienti protetti per evitare che poi queste sostanze si trovino in quelli che sono le polveri o gli estratti che vengono usati nella micoterapia. Bisogna stare molto attenti a questo punto. Ed è un mondo molto interessante. Quali sono le funzioni principali dei funghi medicinali? Ma allora, tutti i funghi hanno, diciamo, delle caratteristiche comuni e delle sostanze comuni che hanno un'azione attiva nell'organismo umano. Sono ricchi di polifenoli, di polisaccari, di triterpenoidi, che sono delle fortissime sostanze antinfiammatorie, hanno i precursori della vitamina D, tante vitamine del gruppo B, quindi hanno delle azioni comuni, per esempio lavorano benissimo sul sistema immunitario, e noi li chiamiamo funghi adattogeni, no? Ecco, i funghi medicinali sono quasi tutti adattogeni perché hanno questa capacità di dare dove c'è da dare e togliere dove c'è da togliere. Diciamo che il fungo medicinale, una volta arrivato nell'organismo umano, è come se sapesse già cosa fare a seconda dei bisogni del singolo individuo. Quindi ecco, agisce molto sul sistema immunitario, lo va a modulare, vanno ad agire molto su quello che oggi conosciamo molto, l'importanza del microbiota intestinale, perché i polisaccaridi fanno da prebiotici, cioè da cibo per i nostri batteri buoni, e hanno una forte azione antiossidante, antinfiammatoria, quindi vanno a combattere quella che è l'infiammazione sistemica, e lavorano molto sull'energia e la vitalità. Ecco, queste sono azioni comuni di tutti i funghi. Poi i vari tipi di funghi, a seconda di altre sostanze che vengono espresse più o meno, hanno delle proprietà e caratteristiche che li rendono poi più attivi in determinate patologie. Prima di salutarci, possiamo dare un'anteprima delle prossime 2 puntate sui funghi medicinali? Certo, nelle prossime puntate tratteremo appunto le problematiche legate alla donna, ma non solo, anche all'uomo, in quello che può derivare da uno squilibrio ormonale dovuto all'età, a farmaci, a patologie, e in successione vedremo appunto il supporto importante che può dare la micoterapia nell'accompagnare il paziente oncologico nella guarigione e nel supporto anche durante la farmacoterapia che si utilizza qui in Occidente per trattare tali patologie. E noi ringraziamo Simona De Vitis, medico ricercatore a Torino, grazie e buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi, buona giornata. Abbiamo trattato questa settimana i benefici che i funghi medicinali possono avere. Approfondiremo ancora questo tema nelle prossime 2 puntate. Buona salute a tutti.
Avete ascoltato Il Medico di Turno, rubrica medica a cura di Giannina Filippi.